Buonasera a tutti, Maurizio Monti che vi parla dalla redazione dell'Istituto Svizzero della Borsa. Ospitiamo la puntata serale, pomeridiana o di tardo pomeriggio, che dir si voglia, con Fabrizio Mastroforti, la puntata della foresta di Sherwood, l'analisi settimanale del mercato Forex, fatta in collaborazione con il sito di raccomandazioni di borsa e con Fabrizio Mastroforti. Vi ricordo che la foresta di Sherwood va in onda in modo alternato ogni settimana il mattino e la settimana dopo il pomeriggio. Questa è la settimana in cui andiamo in onda di pomeriggio. La ragione è per coprire tutte le possibili analisi del Forex nelle due fondamentali fasce orarie abitualmente utilizzate dai trader italiani, appunto la fascia oraria del mattino e quella del pomeriggio, che contengono delle significative differenze, ovviamente per la presenza o meno di Wall Street all'interno del mercato delle currencies, mercato valutario. Fabrizio Mastroforti è collegato con noi. Fabrizio è l'autore di Robin Forex sul sito di raccomandazioni di borsa, sito fondato da Corrado Rondelli e che costituisce un'iniziativa editoriale dell'Istituto Svizzero della Borsa. Chiedo scusa, ho un problema sul video. Perfetto. Sito fondato, dicevo, da Corrado Rondelli, raccomandazioni di borsa, ha un obiettivo sostanzialmente coincidente con quello dell'Istituto Svizzero della Borsa, che è quello di diffondere cultura finanziaria di altissimo livello. E quello che vedremo questa sera insieme è l'analisi del mercato Forex, l'analisi di alcune significative currencies del mercato Forex, insieme con la collaborazione di Fabrizio Mastroforti. Vedremo soprattutto le ultime operazioni, l'ultima operazione fatta all'interno del metodo usato da Fabrizio per la gestione del servizio Robin Forex. Vedremo i risultati di Robin Forex e saremo aperti a tutte le domande del pubblico e anche alle richieste, se volete, se siete interessati a degli specifici grafici sui cambi o cross valutari di qualsiasi tipo. Fabrizio, ti vedo collegato come al solito, puntualissimo, e ti ringrazio di questo. E ti passerei, se sei d'accordo, il controllo del video in modo da poter iniziare la tua analisi, che immagino inizierà con l'ultima operazione fatta chiamiamolo sul palcoscenico di Robin Forex, ma lascio a te la parola per descrivere il tutto. Grazie anzitutto di essere tra noi. Grazie, grazie a te Maurizio, grazie all'Istituto Svizzero della Borsa che mi ospita ancora nella piattaforma di webinar. E, sì, iniziamo da quella che è l'ultima operazione fatta, ci siamo lasciati la scorsa settimana. L'ultima operazione riguarda il cambio sterlina dollaro, franco svizzero, scusate, è un'operazione che anche questa è stata contraddistinta da una certa prudenza dovuta al continuo della lateralità di cui parlavamo, nel senso che siamo da un paio di settimane in una situazione di stallo del mercato valutario, anche se solitamente come succede sempre anche nei grafici, ad una lateralità così importante potrebbe esserci un risveglio improvviso. Sappiamo che la lateralità, soprattutto dovuta
al periodo post, diciamo, post pandemia, alle manovre che hanno fatto le banche centrali e che convergono tutte diciamo, in una certa direzione e quindi le valute non riescono a prendere un sopravvento una sull'altra perché tutte sono indirizzate dicevo, in una certa direzione e anche i dati macroeconomici che di solito fanno da market movers diciamo nel mercato del Forex sono tutte cioè, dati che denunciano una grossa diciamo una grande recessione un po' in tutti i paesi e quindi anche lì non vediamo le differenze si vedranno quando qualche paese e da qui la valuta corrispondente comincerà a crescere, a riprendersi un po' più dell'altro. Ecco, ho fatto questo cappello perché? Perché in questo periodo, come lo dicevamo già dallo scorso webinar, è un po' l'operatività diventa un po' più difficile perché diciamo, la probabilità di falsi segnali è abbastanza evidente. Venendo all'operazione che è stata fatta il 9 luglio per quanto riguarda sterlina e dollaro e franco svizzero, è stata un'operazione come sempre, il metodo, chiaramente per chi non era presente agli altri webinar organizzati da raccomandazioni di borsa in collaborazione con l'Istituto Svizzero della Borsa, uno dei due metodi che viene usato nel servizio Robin Forex è il breakout con le candele Kinashi, che soprattutto io uso nei time frame, diciamo, daily e H4. Questa è un'operazione fatta in H4 e le caratteristiche fondamentali del metodo quali sono? Abbiamo due medie mobili esponenziali, una 100 e una 21, che ci servono, soprattutto la media esponenziale 100, per trovare dei momenti, diciamo, di compressione della volatilità. Quindi l'appiattimento della media è un primo campanello d'allarme per un eventuale setup di ingresso nel metodo. La media 21 è divenuta poi fulcro di questo metodo in quanto quando c'è l'incrocio della media 21 o dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto, si sviluppa il setup del breakout con le candele. In questo caso un'operazione long che è avvenuta perché la media 21 ha incrociato la media 100 dal basso verso l'alto, e però c'è stato, ne avevo anche questo accennato la scorsa volta, c'è stata un'ottimizzazione dell'ingresso in questo caso. Che significa? Significa che proprio il fatto che il prezzo, all'incrocio della media, il prezzo battuto all'apertura dopo l'incrocio era 1,18 e 61. Ed era quindi, diciamo, aveva superato, però stava combattendo proprio con quello che era il livello di resistenza, perché quello che mi sono dimenticato di dire è che quando diciamo, c'è l'appiattimento della media e quindi la prima avvisaglia, il metodo diciamo, si concentra sul trovare nei dintorni del prezzo e quindi delle candele che hanno incrociato la media 100 piatta. Troviamo un livello di supporto e un livello di resistenza, proprio perché
secondo il metodo, la compressione di volatilità è proprio quel movimento di prezzo che era chiuso tra un supporto e una resistenza. In questo caso, dicevo, l'apertura dopo l'incrocio era nella parte alta del canale, aveva superato di poco, di pochi pip, diciamo, il livello contrassegnato 1,1854. E allora che cosa ho fatto? Ho cercato un cosiddetto ingresso ottimizzato. Che significa? Ho diviso diciamo, l'ingresso in tre parti. Una sono entrata a mercato perché in ogni caso aveva superato di qualche pip la resistenza e quando sono entrato a mercato era sceso solo di un pip dall'apertura, una parte, un terzo, sono entrato a 1,1860. Però poi cosa ho fatto? Sono andato a cercare nel time frame inferiore, in H1, sono andato a cercare dei punti importanti, dei livelli importanti. Quindi non è che ho fatto l'ottimizzazione dei miei ingressi, cioè non è diciamo una percentuale di ritracciamento del prezzo o una media del prezzo, ma vado a vedere o sullo stesso time frame, in questo caso coincideva 1,1853, era un livello importante sia in H4 che nel time frame inferiore, e 1,1839 era un altro livello importante, come vedete, in H1 nel passato aveva fatto diciamo da supporto e resistenza. Tornando quindi al momento dell'operazione, cosa ho fatto? Ho messo lo stop, i soliti dai 5 ai 10 pip sotto alla media 100, la media più lunga, quindi quella che si è appiattita, mi serve anche come diciamo riferimento per piazzare lo stop loss. Quindi abbiamo piazzato lo stop loss a circa 54, a circa 50 pip dall'ingresso. E che è successo? È successo che le mie previsioni sul diciamo sul ritracciamento fortunatamente si sono avverate e cioè quindi hanno abbassato di molto il mio rischio perché hanno ottimizzato l'ingresso in quanto sono entrati sia questa è la candela diciamo che ha aperto a 1,1861 poi ha ritracciato verso il basso, ha ritracciato verso il basso colpendomi, triggerandomi sia l'ordine a 1,1853 che quello a 1,1839, quindi sono entrato con 0,45, cioè ho fatto un mini lotto 0,5 per ogni posizione, una a mercato e due con dei buy limit. A questo punto ho messo chiaramente su, come faccio nell'ultimo periodo, proprio perché dico che la volatilità è abbastanza scarsa, quindi cerco un rapporto rischio-rendimento 1 a 1 per mettere prima possibile l'operazione in sicurezza e poi solo se vedo che c'è un bel movimento cerco chiaramente di cercare obiettivi più ambiziosi o al limite piramidare quando vedo che c'è proprio una partenza. Ma è successo, come dicevo, che prendendo l'ordine a 1,1839 ho messo, considerando lo stop, l'ho messo in tutte e tre le posizioni a 1,1807, che per me era lo stop, viene messo nella posizione iniziale, cioè quella dove il metodo dice di metterlo, cioè quindi un certo numero di pip. Dicevo nel 4 ore tra 5 e 10 pip, vedendo anche se ci sono dei livelli importanti, metterlo chiaramente sotto a livello, se possiamo fare questo sacrificio, fra virgolette. E è successo che dall'1,1839
Quindi all'1.18.06 c'erano 33 pip e a 1.18.72 ho fissato al rapporto 1 a 1 direttamente un target che mi è stato preso nel pomeriggio. Poi però il prezzo ha cominciato a lateralizzare abbastanza, molto, e è successo che quello che è entrato a 1.18.53 è stato chiuso a 1.18.63 con 10 pip di margine dopo che era andato in leggera sofferenza. Quando c'è stata un'accelerazione al rialzo, ho chiuso anche quella posizione. E quella mercato, ugualmente, sempre per questa continua lateralizzazione, l'ho chiusa da 1.18.60 a 1.18.75. Quindi le righe verdi sono i target, cioè nel senso dove è stata chiusa l'operazione più che i target. E quindi sono riuscito in ogni caso a tenere tutte e tre posizioni di profitto. Come vedete, purtroppo il prezzo è andato qualche pip solamente sopra dove ho preso profitto io, ma anche oggi ha lateralizzato molto, perché vedete queste candele, perché ho uno zoom abbastanza elevato, ma sono candele che stanno facendo 10-15 pip ogni 4 ore, quindi cioè, è veramente il movimento è veramente laterale, e comunque anche in questa lateralità siamo riusciti a portare a casa tutte le operazioni in profitto, e sommando i 4,5 mila lotti siamo riusciti a portare a casa un'operazione soddisfacente che ci aiuta, anche dal punto di vista del morale, perché come dicevo è difficile in in questo periodo, ci aiuta perché chiaramente fare del profitto o almeno non prendere degli stop è sempre, nel senso, anche se fanno parte del gioco, è sempre una cosa che ci dà fiducia, e quindi la fiducia, parlando anche con Maurizio, è rivolta alle prossime settimane, dove sicuramente quando ci sarà un risveglio della volatilità, potremmo sfruttare le nostre metodologie per andare a cercare dei profitti, più interessanti. Però, tanto in generale, il mio metodo, la mia metodologia, in ogni caso, tende sempre molto a ridurre il rischio e il drawdown, quindi mi trovo spesso nella situazione, di gestire il rischio nel miglior modo possibile. Perfetto, Fabrizio. Interessante la descrizione dell'operazione fatta sulla sterlina contro il franco svizzero, che poi ha dato origine ad un ottimo risultato. E se sei d'accordo, io volevo affrontare con te l'argomento appunto volatilità. In questo momento siamo di nuovo piombati in un periodo di sostanziale bassa volatilità del Forex, no? Vorrei però fare una visione di prospettiva. Oggi, per esempio, l'euro-dollaro ci sta regalando intendiamoci, nulla di così significativo, però ci sta regalando una barra fortemente rialzista sul daily, diciamo, comunque una sequenza di rialzo del prezzo che è perfettamente coerente con il tono assolutamente rialzista che hanno in questo momento, nella giornata di oggi, le borse. Diciamo, l'S&P 500 sta
continuando a festeggiare, a celebrare. Magari non sappiamo esattamente che cos'è che festeggia, però probabilmente festeggia la grande liquidità che affluisce sul mercato da parte delle banche centrali e quindi le borse continuano a celebrare grandi successi e a essere proiettati verso i massimi e verso nuovi massimi. Tutto questo ha proiettato, sta proiettando oggi l'euro-dollaro a rialzo. Abbiamo avuto una settantina di pip, grosso modo, se ho calcolato bene, come capienza della giornata di oggi, che con i tempi che corrono, 70 pip, non è mica cosa da tutti i giorni ormai, no? Nell'euro-dollaro. E questi, Eh sì. questa, aumento di volatilità tendenziale, va bene? Noi la vediamo proiettata se le borse andranno a fare una inversione temporanea sicuramente, bene, ma un ritracciamento significativo proprio nei giorni a cavallo del 16 di luglio, quindi sostanzialmente alla fine di questa settimana, più o meno 4 giorni, dice il nostro algoritmo. Quindi in teoria potrebbe cominciare da oggi, domani, fino ai primi della prossima settimana, potrebbe esserci il raggiungimento di un massimo significativo da cui le borse potrebbero cominciare a ritracciare. Noi in quel contesto, in quell'occasione, se questo si verifica, vedremo un aumento di volatilità con parecchie prospettive, parecchie possibilità. Una sull'euro-dollaro, che a quel punto andrebbe a seguire le borse in direzione probabilmente short, cioè invertendo anch'esso la direzione. Sull'euro-dollaro, del resto, siamo su un punto di, in questo momento, di doppio massimo di breve, perlomeno a livello di chiusure, e siamo comunque sull'area dei massimi che erano stati toccati intorno alla prima decade di marzo, il 9 di marzo in modo particolare, esatto, quando i mercati hanno cominciato ad andare giù in modo molto significativo. Quindi siamo vicino a dei massimi importanti che potrebbero essere interpretati dal mercato come doppi massimi o comunque come segnali di ritrazione del prezzo. E quindi di ritracciamento, il che sarebbe in perfetta sintonia con quello che abbiamo appena detto sulle borse. Se le borse toccano un massimo e ritracciano, magari c'è un po' di aumento di volatilità e questo potrebbe essere una grossa opportunità per poter mettersi short da una parte su alcune valute strategiche che potrebbero seguire le borse e poi soprattutto quello di andare a prendere dei punti di riacquisto che diventerebbero dei veri e propri punti di riacquisto di posizione sia sulle borse che sulle valute e sulle valute principali. Ho citato anche negli inviti, vabbè, l'euro-dollaro perché certamente è un riferimento e poi anche il dollaro australiano, no? Perché contro dollaro anch'esso è in una posizione estremamente significativa di massimi relativi di periodo da cui prendere prima un movimento short e poi da prendere il movimento di continuazione del rialzo potrebbe essere molto molto interessante. Non so se sono riuscito a spiegare quello che intendo dire, certamente vorrei sapere la tua opinione, la tua analisi su tutto questo. Sono completamente d'accordo in quanto dall'analisi che avevamo presentato la scorsa volta. Io sto guardando euro-dollaro su un grafico settimanale, almeno per fare una guida sull'operatività poi giornaliera o su 4 ore, e 1.1380, dove passa anche la media 200 esponenziale, secondo me è un livello molto importante che coincide un po' con i massimi e dove poi è tornato indietro, e anche la morfologia delle candele, già dicevamo, che assomigliano molto
a delle shooting star, nel senso cominciano a essere diverse queste candele che hanno tentato di attaccare diciamo 1.14, ma poi troverebbero secondo me una resistenza importante anche a 1.1480, 1.15. In ogni caso lo vedo difficoltoso e lo sto diciamo monitorando qualche volta diciamo questo è anche un po' sbagliato, no? Nel senso prevedere, cioè secondo me dico è ora, no? Come hai detto tu prima, Maurizio, non si capisce molto che cosa festeggino, no? Le borse, se non proprio la droga, no? Della liquidità che gli viene immessa, perché e se vediamo addirittura, come dicevi tu, una correlazione tra quelli che sono un grafico, per esempio, del Dow Jones o dell'S&P con i grafici sia di euro-dollaro, del cable, del dollaro australiano contro dollaro, del dollaro neozelandese contro dollaro, sono tutti dei grafici, no? Che si sovrappongono, nel senso che aumenta, cioè questo solo quando c'è un piccolo ritracciamento delle borse, cioè dollaro australiano, sterlina, dollaro neozelandese perdono un qualcosa nei confronti del dollaro, ma se no c'è questa diciamo debolezza del dollaro, che anche oggi ha toccato dei nuovi minimi nel dollar index e si sta avvicinando a quel valore che avevamo dato l'altra volta, 95,70, dove di solito riparte. Quindi sono degli indizi, però anche per me, perché guardando questi grafici li vedo come un'opportunità, perché quando le borse cominceranno a capire che non può essere solo la liquidità che viene immessa, che ci mandavate, almeno per dei poi ritracciamenti sono salutari anche in dei momenti, diciamo, di espansione normale, quindi secondo me un momento dei ritracciamenti possono ridarci, come accennavi tu, quel po' di diciamo di volatilità, perché sono dei grafici abbastanza monotoni, perché cioè nel senso vanno nella stessa direzione abbastanza costantemente, ma abbastanza lentamente. Quindi è difficile creare delle operazioni su questa situazione. Quindi sono d'accordissimo, e anch'io non per riprendendo il discorso dell'algoritmo che prevede 16 luglio, la fine di questa settimana, io per me un'altra settimana al di sotto di questi livelli, quindi anche se vengono bucati ma c'è un nuovo ritorno, anche per me sarebbero dei segnali almeno di ritracciamento e quindi di acquisto di dollaro americano, che come abbiamo visto viene acquistato come valuta rifugio quando cioè le borse scendono, così come vedo i massimi del gold di nuovo come un diciamo un accantonamento da parte degli operatori per andarlo, secondo me, e quindi ci troveremo spiazzati anche lì, perché anche guardando un grafico del gold sembra che sale in maniera, però io ho il dubbio, e quindi anche se lo reputo uno degli asset più importanti già dal 2019, lo sto dicendo che le correzioni secondo me sul gold vanno acquistate, però secondo me ci potrebbe essere una correzione correlata abbastanza evidente anche del gold, perché secondo me gli operatori stanno accumulando le posizioni da rivendere poi nel momento che si trovano, fra virgolette, un po' scoperti sul discorso dell'azionario che scende. Sì, esatto, cioè il gold nell'ultima discesa delle borse di febbraio-marzo ha fatto da ammortizzatore delle perdite della borsa. Diciamo che in quel momento le perdite di borsa erano
inaspettate per la maggior parte degli operatori e questo chiaramente ha creato un meccanismo di recupero attraverso il gold. È assolutamente possibile che il gold venga si continui a considerarlo come un ammortizzatore in quel caso. E diciamo che in questo caso una ipotesi di ritracciamento delle borse potrebbe dare origine a un ritracciamento in parallelo, diciamo, dei principali mercati, compreso l'oro. E quindi sono sostanzialmente d'accordo con te. Quando vuoi, passiamo anche sul grafico del dollaro australiano, cominciando dal dollaro australiano contro dollaro, perché a mio avviso è in una situazione assolutamente comparabile, no? Vicino a dei massimi assolutamente importanti, quindi a delle resistenze potenzialmente importanti che sicuramente potrebbero costituire delle opportunità sia per andare a prendere in presenza di un ritracciamento delle borse una posizione short e sia per soprattutto andare a riprendere una posizione long di riacquisto, perché se da un lato i nostri algoritmi dicono che è possibile un ritracciamento delle borse intorno al 16 luglio, più o meno 4 giorni, è anche vero che dicono che dopo questo ritracciamento comunque si prosegue al rialzo, quindi si prosegue con i festeggiamenti. E questo starebbe a indicare che tornerebbero a festeggiare anche alcuni cambi particolari con il dollaro. Come hai detto tu, dopo che il dollar index andrà diciamo, a rimbalzare da quel punto strategico che hai indicato tu anche l'altra volta, anche nel webinar precedente, sicuramente ci sarà un range che andrà a toccare come massimo e in quello segnerà probabilmente la fine dell'ipotetico movimento ribassista sulle borse assolutamente temporaneo per poi riandare a riacquistare posizioni sulle valute principali. Credo che l'AUDUSD, se sei d'accordo, può essere sicuramente in questo tipo di situazione, nel senso che è una situazione dove potremmo andare a cogliere nell'ipotesi in cui le borse comincino a ritracciare, quindi fermino il rialzo, potremmo andare a cogliere prima un movimento short, poi un movimento di riacquisto. Sì, esatto, nel senso che secondo me adesso 0,070 è un livello importante come 0,7050 che è stato il massimo, diciamo, del movimento che è partito addirittura da 0,54, cioè ha fatto ha festeggiato, insomma, come dicevamo, insieme alle borse con solo dei piccoli salutari ritracciamenti quando il dollaro americano no, si veniva, come abbiamo detto, in certe giornate acquistato, no? Perché c'è stato 3-4 giorni diciamo, che interrompeva questa continua vendita e quindi questo invece continua a salire dei cross di cui abbiamo parlato prima, tra cui il dollaro australiano. Chiaramente il dollaro australiano festeggia anche il discorso della borsa cinese che è tornata ai livelli pre-Covid e festeggia anche quando diciamo, i rapporti tra Trump, no, e la Cina per quanto riguarda la guerra commerciale vanno meglio. Ha attraversato un periodo particolare anche l'Australia quando, cioè, in un certo senso accusava la Cina di una cattiva gestione, no, nel divulgare la notizia. Ecco, però si guarda bene diciamo, dal prendere posizione in maniera pesante perché abbiamo visto che la sua economia dipende molto, insomma, da quella cinese. Quindi festeggia e continuerà a festeggiare questa situazione. Per quanto riguarda i livelli tecnici, come dicevo, c'è la possibilità di rompere 0,70 anche 0,7050, ma c'è la possibilità
che questi livelli, che sono stati importantissimi, dove si è, diciamo, ritracciati dai massimi di periodo a 0,7050, potremmo andare a ritrovare il dollaro australiano contro il dollaro nel livello che io ho tracciato nel cuscinetto tra 0,68 e 70, 0,69, che è un livello mensile importante, nel senso che, se andiamo indietro nel tempo, ha fatto da spartiacque diverse volte nel 2019 e anche a 0,6780, un altro livello importante più in basso, dove passa anche adesso la media 50 esponenziale, proprio per andare a ricercare poi un eventuale reingresso long che è prospettato e proiettato sugli altri grafici, potrebbe essere anche la proiezione del titolo del webinar, cioè riacquistiamo euro dollaro a 1,10, ugualmente questa situazione, cioè quindi esatto. uno storno per poi prendere il movimento di fondo, perché sappiamo che, insomma, il risk on per adesso non lo possiamo mettere in discussione, perché se no andremo a prendere un coltello, come si dice, no? Mentre sta cadendo. E invece dobbiamo anche cercare chiaramente di mentre sta salendo, ecco. Esatto, in questo caso è una lama. Però, ecco. Sì, infatti già si usa questi metodi, perché di solito c'è i tracciamenti che non sono più veloci, e si dice che chiaramente poi il coltello in alto, però era per dire della pericolosità di andare contro il trend di fondo quando è così supportato, come abbiamo visto, da tutta una serie di fattori. Quindi chiaramente però se questo ritracciamento ci porta anche della volatilità, possiamo almeno impostare delle operazioni con quello che poi si deve, secondo me, cercare nel trading, quindi una probabilità a favore. Poi le sicurezze non ci sono mai. Assolutamente. Stavo proprio guardando anche il dollar index, dopo gli diamo un'altra occhiata, ma volevo rimanere un attimo sul dollaro australiano, perché contro dollaro, va bene, abbiamo queste certezze, no? Abbiamo, come dire, questa analisi che certamente è l'analisi probabilistica più significativa. Continua a esserci invece una straordinaria lateralità sull'australiano contro il franco svizzero, lateralità da cui nella giornata di oggi, sia pure con parametri estremamente relativi, sembra che ci sia un minimo di risveglio, con una possibilità di far puntare questo cross verso l'alto. E su questo ti dico la verità, che ho un piccolo interesse in conflitto che questo avvenga, perché sono long di questa posizione di australiano contro il franco svizzero, e siamo un po' logorati dal punto di vista della pazienza. Se vuoi tracciarlo... Sì, io mi ero appuntato, lo faccio vedere, il metro del breakout mi era appuntato, dollaro australiano contro il franco svizzero, come vedete c'è una lateralità molto importante, dove io ho tracciato, vedete, la media 100 delle candele Fibonacci, come fa veramente mi ha fatto scattare il campanello d'allarme da una settimana circa, e ho tracciato questi due livelli che adesso sembra aver rotto. Quindi io l'ho tracciato in una situazione che ci poteva essere una possibilità, insomma, short, ma invece ha lateralizzato sempre, e adesso la media si sta spostando verso l'alto, quindi a favore di,
di Maurizio, e diciamo che posso dire che questa rottura di 0,6558 potrebbe essere interessante poi per quell'operazione, perché chiaramente anche se ci dovesse tornare potrebbe rimbalzarci e rompere i massimi, diciamo, proprio del 6-7 luglio a 0,65 e 80, 88 circa, insomma. Quindi ci sono delle candele Kinashi nella giornata proprio di oggi che si sono un po' risvegliate, cioè verso l'alto, e allontanando quindi il setup per quanto riguarda l'eventuale operazione che ci indicava, essendo la media 21 sopra, come sappiamo. Noi, casomai, ci proiettiamo su un'operazione short, ma in questo caso chiaramente viene invalidata, in quanto la media 21 sta accompagnando i prezzi verso l'alto, ma soprattutto anche sopra il livello che abbiamo contrassegnato. Quindi, non sempre chiaramente i setup che vengono osservati poi si trasformano in operazioni, però. Diciamo, per lo studio e per creare una situazione bisogna osservarli sotto questo aspetto. E qui la lateralità e l'appiattimento della media ascendente esponenziale era un case history molto importante, diciamo. Certo, assolutamente d'accordo. E sai, sempre sul dollaro australiano, visto che oggi lo stiamo esaminando così un po' in profondità di analisi, c'è Sì. il cross con il dollaro neozelandese, quindi l'AUD NZD, che sembrava, diciamo che all'inizio di giugno, sembrava volesse rompere le resistenze. E tutto sommato erano in molti a puntarci, no? Che il dollaro australiano Sì. avrebbe rotto la resistenza, diciamo 1,08, che è stata testata, diciamo almeno 4 volte dal secondo semestre del 2019 fino a oggi. Viceversa, c'è stata una forte ritrazione del prezzo che adesso sta addirittura cercando di sfondare il supporto inferiore a 1. 0,5 e 80. Volevo un tuo commento 80, su questo perché su questo cross in questo periodo dove la volatilità è così carente, spesso c'è maggiore attenzione da parte del pubblico proprio perché è uno di quei cross un po' imprevedibili, però dove la volatilità alle volte fa qualche grazia di profittabilità. sì, diciamo che mi sono spostato sul daily proprio per far vedere quelle che tu dicevi, la resistenza importante a 1,08 circa e 20, no? Che è stata cercata, il prezzo ha cercato, e da lì è iniziato questo forte ritracciamento. Per quanto riguarda l'analisi con le candele Kinashi, quindi un eventuale breakout, sembra che si stia preparando perché la media si sta appiattendo sul prezzo già da diciamo 4 giorni, lo sta attraversando e si sta appiattendo. Quindi diciamo che ha fatto con quello di oggi un doppio minimo che, come vedete, Sì, esatto. incontra anche in maniera perfetta uno dei movimenti al rialzo dove c'è stato un leggero ritracciamento, no? E quindi diciamo che è da monitorarsi per una eventuale operazione daily, perché se ci dovesse essere, insomma, una situazione di questo tipo, la media 21 lo sta incrociando, quindi si sta approssimando verso il basso, e proprio il livello cui parlavi tu, Maurizio, intorno a 1,05 e 60, potrebbe aprire poi lo spazio a rompere 1,05, quindi
far tornare questo grafico che è stato, diciamo, da marzo, quindi dall'inizio della pandemia, orientato al rialzo. Quindi il dollaro neozelandese ha sofferto tantissimo, anche perché era uno di quei paesi che aveva, diciamo, i tassi abbastanza alti, quindi sono stati dei tagli fino a quasi vicino allo zero in delle situazioni che negli anni invece la banca neozelandese aveva sempre ha tenuto sotto controllo l'inflazione, l'economia cresceva bene, quindi era diciamo in una situazione che è stata poi simile a quella della Fed, che rispetto alla BCE, che aveva poche tra virgolette cartucce da sparare, io dico almeno a livello di riduzione dei tassi, anche il dollaro neozelandese rispetto a quello australiano ha sofferto proprio questi tagli costanti, che l'hanno portato a indebolirsi molto rispetto a questa situazione. Poi c'è questa lateralità, no? Dopo che si è cercati di rompere 1,08, il movimento è abbastanza laterale come tutti gli altri cross del Forex. Come dal punto di vista della metodologia con le candele Kinashi, sul grafico daily c'è questo inizio di appiattimento, e quindi una possibilità di osservare questo grafico per un eventuale incrocio della media 21 dall'alto verso il basso, e quindi molto probabilmente anche l'eventuale rottura di quel livello che abbiamo contrassegnato, e quindi un ingresso già sul breakout di quel livello. Perfetto, a questo punto diciamo che per un esame completo del dollaro australiano io esaminerei anche l'euro contro il dollaro australiano, ma ti do la possibilità di prepararlo con calma, mentre ricordo ai nostri ascoltatori il numero di telefono del nostro customer care per mandare WhatsApp ed SMS per qualsiasi approfondimento, e anche per cogliere l'occasione e l'opportunità dell'abbonamento, della sottoscrizione dell'abbonamento a Robin Forex, il servizio sul Forex tenuto da Fabrizio Mastroforti sul portale di raccomandazioni di borsa. Quali sono i risultati di Robin Forex? Li abbiamo aggiornati fino proprio all'ultima operazione, quella che abbiamo descritto prima sul GBP CHF, quindi li abbiamo aggiornatissimi. Se riesco a trovare l'equity line, dove l'hanno inserita, eccola qua. Abbiamo avuto anzitutto su un capitale teorico di 10.000 euro con cui siamo partiti il 2 di marzo, abbiamo oggi un capitale di 12.382 euro. Questo, diciamo, quello che realmente Fabrizio ha calcolato con il suo metodo estremamente prudente, va bene, e con un rischio sul capitale mai superiore all'1%. Quindi con un rischio che praticamente non ha dato origine a sostanziali drawdown, come vedremo adesso dal disegno della equity line, abbiamo avuto un 23,82% di rendimento dal 2 marzo a oggi, quindi un sistema buon performante. Quello che stiamo vedendo è il sistema, vi ricorderete all'inizio, siamo partiti proprio in piena era Covid, quindi siamo partiti anche con molto coraggio, perché il 2 marzo era sicuramente, se ve lo ricordate, un momento molto molto delicato del mercato. Quel momento delicato lo abbiamo un po' scontato con una lateralità iniziale della equity line, che però non ha dato origine a drawdown sostanziali, soprattutto ha dato origine poi viceversa ad una ripresa assolutamente significativa, seguita di nuovo da una piccola fase laterale, e adesso siamo di nuovo nella parte ascendente dell'equity line. Il consiglio è che questo è un momento molto buono dell'equity line per entrare. Nessuno vede il futuro, ovviamente, ma certamente è un momento dove l'equity si è riposata per un po' e che è pronta di nuovo a ripartire. Quindi cogliete l'occasione per prendere la potenzialità
della ripartenza. Se i dati storici degli ultimi 4 mesi ci danno un 23,82%, fate voi i conti di quello che può essere la performance potenziale di questo sistema nell'ambito dell'anno. Del resto, questo è quello che noi ci aspettavamo da un sistema molto collaudato, ben collaudato e professionale che Fabrizio Mastroforti mette in onda sul sito di raccomandazioni di borsa, seguendo da vicino gli abbonati giorno per giorno. 320 8756 444 per condividere con noi la, perdonatemi, la gioia di questa Equity Line, perché comunque si tratta di una gioia quando quando si segue un sistema che ha delle ottime performance come questo. 320 8756 444 e condividiamo insieme i risultati di Robin Forex. Condividiamo insieme anche la cultura che c'è dietro Robin Forex. Portale di raccomandazioni di borsa, che è un'iniziativa editoriale di Corrado Rondelli in collaborazione con l'Istituto Svizzero della Borsa, diffonde cultura finanziaria, e questo è il nostro obiettivo, e l'obiettivo è questo soprattutto per tutti quelli che sono gli abbonati ai nostri servizi, al nostro servizio, perché il Fabrizio Mastroforti segue gli abbonati da vicinissimo con tutto quello che concerne i consigli possibili per poter gestire al meglio il sistema. Quindi WhatsApp e SMS al 320 8756 444, lavoriamo insieme per condividere i risultati di questo ottimo sistema, di questa Equity Line. Bene, ripasso la parola a Fabrizio. E siamo sull'euro contro dollaro australiano. Siamo secondo me in una fase critica, ma lascio a te il commento, a prescindere dal fatto che siamo in una fase drammatica di lateralità eccessiva e di contrazione della volatilità, dove avremo bisogno più che mai di un po' di risveglio della volatilità. Esatto, guardando le ultime candele chiaramente capiamo quello che sta passando questo cambio da un mese a questa parte. Guardate, l'ampiezza delle candele è veramente, veramente ridotta. Ci siamo appoggiati su un supporto 1,62,45, il supporto settimanale, e su una trend line che ha seguito insomma questo movimento, è diventato quasi un supporto statico anche la trend line da quanto questo movimento è restato appoggiato al supporto e anche alla trend line. Quindi c'è la possibilità di uscire da questa situazione, secondo me, solo con uno strappo sopra 1,6450, quindi la rottura anche della media a 50 esponenziale, perché questa media ha incrociato al ribasso, il cosiddetto incrocio magico, con la media 200, che si trova a 1,6580 circa. Quindi diciamo che c'è una leggera ripresa, ma la situazione, secondo me, più particolare succederebbe se invece ci fosse un indebolimento, quindi continuasse il dollaro australiano a seguire i movimenti delle borse. Ho intravisto in questo movimento daily che è iniziato a febbraio un possibile test e spalle, che adesso c'è stato un ritorno verso verso la cosiddetta neckline. Se ci fosse una rottura al ribasso, veramente questo cambio potrebbe dopo questa compressione di volatilità fare dei grandi un grande movimento ribassista. Però resto
in caso di diciamo, ritracciamento delle borse, oltre che quindi sul cambio faro euro-dollaro, chiaramente si rafforzerebbe anche sul dollaro australiano, che avrebbe forse anche più da perdere rispetto al dollaro americano, che invece, come abbiamo detto, si rafforzerebbe. Però secondo me diciamo, la debolezza eventuale su uno storno reazionario del dollaro australiano sarebbe più forte a livello di forza relativa rispetto all'euro. Se invece non c'è questo storno e si continua con questa, diciamo, con questa forza dell'azionario del dollaro australiano, una rottura decisa al ribasso di questi livelli, e soprattutto di 1,60 circa, potrebbe portare il cambio molto più in basso. Ok, perfetto. Io direi che possiamo passare ora, se sei d'accordo, al dollar index, perché sulla curiosità che mi avevi suscitato l'ultima volta sul dollar index, io non ci avevo fatto caso, ma sono andato a posizionare qualche nostro algoritmo, no? E anche per testare, sì. Adesso faccio un bel quiz per tutti quelli che ci ascoltano, no? Allora, il dollar index ha fatto un grande rialzo dal 9 al 19-20 marzo, ok? Che sarebbe le barre sequenziali che vediamo che hanno rappresentato il rialzo più significativo. Perfetto, grazie per indicarlo. Ecco, da lì fino in basso, fino al 9 di marzo, appunto. Ora, da lì il movimento è ritracciato, e tu giustamente l'altra volta hai indicato il livello 0,9560 come il punto di rimbalzo. Se non era 0,9560, lo sto citando a memoria. Sì, 95,70, sì. 95,70. Ok, e stiamo constatando dove, che adesso il prezzo si sta ridirigendo di nuovo verso quel supporto. Allora, il quiz che faccio ai nostri ascoltatori è: quale livello di ritracciamento è, secondo loro, quel 0,9570, diciamo l'area in cui sostanzialmente si è verificato quel minimo, rispetto al range che si è creato con il Covid, quindi con il momento dal 9 di marzo al 20 di marzo, quindi con il grande rialzo del dollar index. Vediamo se gli ascoltatori ricordano quello che è una delle caratteristiche dei nostri algoritmi a livello di livello. Magari non se ne ricorda nessuno e ve lo dico io. Vediamo nella bacheca se qualcuno risponde, perché è anche un test per vedere se siete svegli con il caldo estivo che c'è in questo momento. Bravissimi, l'87,50% del range. È l'87,50% del range, che è uno dei livelli critici dati dal nostro algoritmo. L'87,50%, come vedete, ha dato origine ad un ritracciamento, ad un rimbalzo. Ora, una seconda domanda: indovinate qual è il movimento che dall'87,50 è andato a toccare il livello successivo, il livello sopra, quindi il doppio massimo immediatamente successivo, che si è verificato dopo dopo aver toccato l'87,50% del range. Quindi, esatto, quell'area lì. Quell'area lì corrisponde anch'essa ad un livello statistico, perché nel range è, chi lo indovina? Vediamo se qualcuno risponde. L'87,50, il primo rimbalzo ce l'ha sul 62,50 del range, e questo è
precisamente il 62,50 del range. Se volete, lo andate a testare. No, non è il 66, è il 60, sì, il 66 è un altro livello interessante dove sono verificate le chiusure. Ma il 62,50 del range dove si sono verificati i massimi. Andatelo a verificare, lo vedrete facilmente. Da lì la nostra statistica dice che ci può essere o un proseguo del movimento verso il 50% del range, in questo caso non c'è stato, oppure qui c'è stato addirittura un test proprio massimo e il dollar index è tornato di nuovo a scendere. E adesso vedremo che cosa succede quando andrà a fare il doppio minimo a 0,9570, 0,9560. Se ci sarà un rimbalzo, tutto questo è perfettamente coerente con la nostra visione sulle borse, che le borse potrebbero arrivare ad un punto di ritracciamento che, diciamo, dai massimi potrebbero ritracciare un pochino. Vedete come questa analisi di correlazione vi rivela anche come ragionano i nostri algoritmi. I nostri algoritmi fanno questo tipo di considerazioni di correlazione, poi fanno una serie di calcoli matematici, intendiamoci bene, ma vedono se c'è una corrispondenza tra quello che avviene nei diversi mercati e questa corrispondenza potenziale tra diversi mercati ovviamente fa innalzare le probabilità che si verifichi con un certo timing e a certi livelli le eventuali inversioni del mercato. Poi, come sempre, tutto questo è una visione di scenario che non ci serve per far trading, ma per avere le idee chiare di dove stanno i mercati. Poi, seguendo un sistema, un metodo di trading come quello che ci illustra Fabrizio Mastroforti su Robin Forex, il modo migliore per poter fare trading sul mercato, ottenendo buone performance, buoni risultati, seguendo un metodo significativo. Ringrazio gli ascoltatori che hanno risposto al quesito posto. Ricordate che l'87,50% del range non è come il 12,50, è valido anche il simmetrico. Non è un livello di Fibonacci, non è un livello che normalmente viene tracciato dai ritracciamenti quando li trovate nelle piattaforme standard, ma posizionatelo voi nella vostra piattaforma e vedrete che vi dà delle indicazioni preziosissime quando ci sono situazioni come queste, quindi rimbalzi importanti. Vedete come questi rimbalzi importanti, poi correlati con gli altri mercati, possono darci indicazioni molto significative. È un modo per cercare di replicare quello che fanno i nostri algoritmici con tante, ovviamente, con tanti calcoli matematici che fanno dietro. Bene, io credo che siamo arrivati verso la conclusione del nostro webinar. Abbiamo esaminato in modo, a mio avviso, molto interessante le sfaccettature sul dollaro australiano e abbiamo dato anche delle possibilità molto interessanti che possono verificarsi sull'Audust in funzione di una ipotesi di ritracciamento delle borse. Vorrei a questo punto, se sei d'accordo, andrei verso la conclusione del webinar. Fabrizio, vedo che hai ritracciato di Sì, nuovo l'eurodollaro. volevo. Sì. No, volevo solo. È una notizia che darei, nel senso, scriverò un articolo per quanto riguarda come su sterlina dollaro. Anche il cable sta seguendo, no, un po', Ah, ok, sì. diciamo, un po' più lentamente, ma quello che è stato il dollaro, no, neozelandese, dollaro australiano soprattutto, quindi dal post-Covid, insomma, ha reagito chiaramente per la debolezza del dollaro americano, e c'era un setup ieri sera, diciamo, l'incrocio è iniziato ieri sera, però non mi sono sentito di dare questo segnale proprio per il discorso dell'euro-dollaro e di come di tutto quello che abbiamo detto fino adesso, nel senso che un eventuale ritracciamento c'è stato, quindi infatti un'accelerazione verso l'alto, però adesso siamo
ritornati sotto al livello tracciato dopo l'appiattimento della linea. Anche questo avvicinamento della media 21 e poi però non la rottura in questa situazione sono delle situazioni che mi fanno riflettere molto, nel senso prendere nel mercato, perché statisticamente non sempre hanno dato un valore positivo. Ho tracciato dei livelli in rosso andando a vedere il 4 ore, proprio perché ho detto potrebbe restare il setup, però mettendo de degli ordini ottimizzati. Quindi vedrò lo sviluppo, insomma, di questa operazione, però volevo, ecco, far vedere che siccome l'avevo dato come anche grafico da tenere d'occhio, si sta, insomma, sviluppando questo setup nel dollaro, nella sterlina contro il dollaro americano. Quindi, casomai, se c'è un ingresso, ci sarà un ingresso ottimizzato, andremo a cercare, insomma, dei livelli più in basso per avere un rapporto rischio-rendimento, insomma, più contenuto. Senti, ho una cosa così di interesse per i nostri ascoltatori, perché è sicuramente qualche cosa che è simpatico da osservare. Il nostro algoritmo considera il livello 87,50 o 12,50 addirittura come un valore predittivo, cioè quando va a configurarsi un range, okay, il range futuro si sviluppa come 8 volte il valore del primo ritracciamento. Questo è quello che è successo. La statistica è stata pienamente rispettata qui sul GBP USD, nel senso che se tu vai a considerare il range che si è verificato, che è perfettamente visibile in questo momento a video, fra il 12 dicembre 2019 con il minimo del 20 marzo 2020. Quindi proprio il massimo e il minimo che noi vediamo in questo momento raffigurato, insomma, bene, quindi il massimo dove sta adesso il tuo cursore e il minimo dove sta, se vai sotto al 20 marzo 2020, cioè proprio sul minimo del Covid, ecco per intenderci, va bene? Ora, se vai a puntare sul massimo del 31 dicembre 2019, quindi sul primo ritracciamento che si è verificato. No, ma lascialo pure, ecco. Ok, quello è il massimo, perfetto, quello è il massimo e quello è il minimo dove sostanzialmente consideriamo il range attuale. Ora, se vai a prendere il primo massimo di ritracciamento che c'è stato il 31 dicembre 2019, quindi proprio il primo swing che si è verificato, ecco quello lì, perfetto, Questo. quello lì, bravo, perfetto, ecco quello lì è l'87,50% del range futuro. È una cosa che fa rabbrividire, perché è così, ma ti assicuro, assicuro al pubblico, ci ho fatto anche dei webinar sopra, statisticamente avviene questo, cioè quel valore addirittura Del range futuro, cioè partendo da questo minimo. sì, esatto, perché quello lì è il range che si è verificato dopo, no? Ok? Ma il primo ritracciamento si è verificato sull'87,50% del range futuro. Pensa alla potenza che ha questo algoritmo, insomma, ecco. Ora, noi alle volte calcoliamo la probabilità del minimo proiettato o del massimo proiettato in funzione di questo. Sbagliamo spesso, ovviamente, però qualche volta ci prendiamo. Il ritracciamento che c'è stato fino a questo istante, bene, quindi il massimo relativo recente che c'è stato intorno al 10-11 giugno, quindi quello esatto, perfetto. Lo
volevo segnare anche questo. Esatto, quello lì, Questo. diciamo che per gli amanti di Fibonacci è stato il 61,80, per noi che non siamo amanti di Fibonacci è stato il 62,50, che è comunque quindi un livello estremamente importante. Ed è la ragione per cui quando si è verificato il doppio massimo precedente a quel doppio massimo non ci aveva convinto, noi eravamo in trasmissione con gli amici di Vision Forex. No? E non ci aveva convinto assolutamente quel doppio massimo, avevamo detto un doppio massimo che verrà perforato perché non corrisponde a un livello statistico significativo, a cui invece ha perfettamente corrisposto il massimo successivo. Era un po' come dire che quel doppio massimo così era rimasto per aria, no? Era rimasto troppo appeso su livelli statistici senza significato. Ovviamente quei livelli adesso sono più che mai significativi perché comunque hanno contrassegnato una resistenza passata rotta su un livello che è molto significativo. In realtà questa è un'impostazione che se la dovessimo valutare dal punto di vista probabilistico, avevi ragione tu che è un'impostazione rialzista. Ovviamente in questo momento la tua prudenza è assolutamente condivisibile perché ci troviamo comunque su un livello di resistenza molto importante e puntare sul breakout Molto con tutto quello importante, sì. Sì, abbiamo detti prima sulla possibilità di ritracciamento delle borse, certamente condivido la tua prudenza e sul non aver esatto, dato. soprattutto sul movimento, no, che potrebbe essere anche sfruttare, no, un tentativo di rottura, però i range sterlina e dollaro ci ha abituato a dei range importanti, invece quando vedo queste candele piccole, anche stamattina, se eravamo entrati, sì, è andato 30 pip sopra e poi è rientrato adesso è sotto all'apertura di oggi, cioè ci troveremmo in leggera perdita e con l'affrontare, diciamo, dei livelli importanti sia nel 4 ore, ma soprattutto la resistenza che si è creata dopo questo doppio massimo e insomma, quindi mi ha fatto essere molto prudente e infatti non so se conviene casomai entrare dopo la rottura decisa, perché a quel punto chiaramente come per postulato, insomma, la resistenza potrebbe diventare un supporto, quindi mettendo uno stop poco sotto quel livello, potremmo cercare se c'è diciamo, una volatilità, più sviluppata. Certo, che cosa che comunque diciamo che da 3 giorni a questa parte sembra assolutamente non esserci, ma siamo fiduciosi che un po' di movimento sul mercato azionario, che non sia solo di festeggiamento rialzista, magari ci aiuta. Un nostro Sì, ascoltatore e ci anche perché da questo punto, ah, scusa, ma da questo No, no, punto di figurati. vista, se il discorso predittivo, fra virgolette, che abbiamo detto, ci potrebbe anche, tralasciando il discorso dell'incrocio del breakout delle candele Kinashi, ci potrebbe essere un movimento di ritracciamento da questo livello importante all'altro. Quindi Certo. all'interno dei due, quindi andare a cercare un movimento short con diciamo, seguendo quello che casomai ci presenta il mercato, cioè un rafforzamento del dollaro americano un po' con tutte le altre valute dovuto al ritracciamento delle borse. Faremo Esatto. delle operazioni anche considerando questa cosa. Esatto, perfetto. E c'è un ascoltatore che ci chiede di rammentare come sono la configurazione delle medie che utilizzi in verde e in giallo, quindi 21,100 se non erro. 21 e 100 entrambe esponenziali e la media 100 è quella che si appiattisce, quella che da tenere d'occhio per il setup. Poi la media 21
incrocia o dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto e ci dà dei setup long o short a seconda dell'incrocio. Perfetto, bene, ti rubo definitivamente il video per questa sera, Fabrizio, mentre ricordo ai nostri ascoltatori il nostro numero di telefono per WhatsApp e SMS 320 8756 444. Vi ricordo che con questo un messaggio a questo numero vi permette di cogliere l'offerta specialissima che il nostro customer care ha preparato per voi per poter condividere i risultati di Robin Forex, i risultati di questa equity line. Vi ricordo ancora che abbiamo avuto un risultato reale che ha passato il 23%, precisamente il 23,82% dal 2 marzo a oggi. Vi ricordo ancora che la partenza il 2 marzo è la dimostrazione di una nostra estrema fiducia in questo sistema, in questa metodologia. Siamo partiti nel pieno dell'era Covid, abbiamo avuto anche un po' di lateralità da soffrire, ma ormai siamo sulla soglia dei 2000 pip, quasi 2000 pip guadagnati dal 2 marzo fino a oggi, grazie anche alla cultura che Fabrizio Mastroforti diffonde a tutti gli abbonati attraverso questo servizio. Vi ricordo che questo è il nostro obiettivo principale. Bene, vi dico subito che Raccomandazioni di Borsa torna in onda giovedì mattina con un grande collega di Fabrizio Mastroforti, che è Davide Spinelli. Parleremo di metodologie in opzione. Vi ricordo che abbinare Forex e opzioni, lo dico da tanti anni quando sono in pubblico, è una delle metodologie più significative e meglio mirate per fare vera diversificazione di portafoglio. Vi ricordo anche l'evento a cui sarà presente come ospite Fabio Michettoni di Raccomandazioni di Borsa, il grande evento che terremo in collaborazione con ATFX, con Traders Magazine Italia e l'Istituto Svizzero della Borsa, mercoledì mattina prossimo, mercoledì quindi 15 luglio, dalle 9 alle 13, una grande kermesse che ci coinvolgerà per tutta la mattina e coinvolgerà grandi autori di Traders dell'Istituto Svizzero della Borsa e di Raccomandazioni di Borsa. Grazie a tutti del vostro ascolto, della vostra partecipazione. Grazie Fabrizio della tua consulenza illuminata. Grazie a te Maurizio, grazie all'Istituto Svizzero della Borsa, grazie a tutti gli ascoltatori collegati e un appuntamento a mercoledì prossimo. Perfetto, sì, l'appuntamento con la foresta di Sherwood e con ovviamente le analisi sul Forex insieme con Fabrizio Mastroforti a mercoledì 22 luglio alle ore 10. Dico bene, Fabrizio? Sì. Sì, esatto. Mercoledì Mercoledì 22 questo là, alle 22. Perfetto. ore 10. Benissimo, Robin Forex torna il 22 luglio alle ore 10 con la foresta di Sherwood. Grazie a tutti voi e arrivederci a tutti i prossimi eventi dell'Istituto Svizzero della Borsa di Raccomandazioni di Borsa. Grazie. Buonasera a tutti.